Buonasera a tutti. Come avete visto, il canale non è molto attivo. Quando riesco, però, cerco di mettere delle recensioni. Sto provando un nuovo tipo di ripresa, ossia con il telefono, che trovo più comodo, svelto e funzionale. E sono anche più capace ad editare i video. In ogni caso, sono qui per recensire un libro che si chiama Rusty Dogs, scritto da Alessio Adami. Questo libro qui. Immaginate di voler leggere un romanzo ispirato al mondo di Watch Dogs, il famoso brand della Ubisoft, dove tutti sono probabilmente sotto un controllo di una qualche entità, governativa o meno. Immaginate che però in questo universo, a differenza del videogioco, non ci sia una spia eroica e rivoluzionaria, contestatrice di questo sistema, che vuole inserirsi per liberare la popolazione da questo controllo, ma che ci sia un protagonista simile a più a una specie di Dick Tracy. Ecco, nel momento in cui unite queste due ambientazioni, quindi da una parte quel futuro complottista da Watch Dogs e il noir di qualsiasi detective story, e avete così Rusty Dogs di Alessio Adami. Al giorno d'oggi sono tanti i prodotti tecnologici di cui non possiamo più fare a meno. Esistono persone che si sentono male se perdono follower su Instagram, ma esistono persone che sopravvivono solo grazie all'uso della tecnologia. Esistono persone che ormai sono dipendenti da qualsiasi comodità tecnologica, come può essere Siri, come può essere Alexa, come può essere la macchina che parcheggia o che si guida addirittura da sola. Ora, sono tutti oggetti di uso quotidiano, li facciamo entrare nella nostra vita. Pensate per esempio alle macchine. Io sono il primo che ho preso la patente col cambio manuale, ma una volta che ho provato l'automatico non so più tornare indietro. La tecnologia appunto lentamente entra nelle nostre vite e si insinua. Spesso in maniera positiva, ma spesso in maniera negativa. In un mondo di questo tipo si sviluppa la storia di Navarro, il protagonista di questo romanzo. In questo contesto si sviluppa la storia di Navarro, il protagonista della storia. E adesso vi leggerò la trama. Cosa è diventato l'uomo? Una merce, un essere intorpidito dai social e dall'informatica onnipresente, una specie allevata e diventa spoiler, quindi non ve ne parlerò più. A primo impatto si nota subito che il protagonista è scritto in maniera molto umana. Che vuol dire? Vuol dire che permette al lettore di immedesimarsi in lui, in questa ambientazione, perché è un protagonista esterno da certi eventi che, obbligato da una forza esterna, si ritrova ad entrarci dentro e quindi a conoscere determinate circostanze. In questo modo il lettore scopre assieme a Navarro tutta la storia e tutto quello che succede intorno, dall'inizio alla fine. La lettura di Rusty Dogs diventa interessante non come un romanzo, non se letta come un romanzo, perché come romanzo non è che sia oggi questo tripudio di originalità. 20 anni fa lo sarebbe stato, ma oggi no. Però il punto forte di questo romanzo è una seconda chiave di lettura, ossia una analisi che tocca la società in maniera quasi filosofica, andando anche a criticarla, ma non criticarla in maniera negativa o positiva. Semplicemente analizza i pregi ed i difetti, mostrando paure e speranze di un'umanità che viene analizzata senza essere mai però giudicata, il che è una cosa positiva. Concludendo questa rapida recensione, che posso dire? Rusty Dogs non colpisce tanto per la storia, una storia che oggi si sente spesso a causa di complottisti, terrapiattisti e Novax che prendono parola spesso e volentieri e anche a causa delle persone che danno loro il microfono. Colpisce però sotto un punto di vista socio-analitico, dove il romanzo è quasi una scusa per parlare di argomenti attuali e pesanti in maniera più leggera e quasi discorsiva. Ci stanno giusto due critiche che si possono fare. La prima è sulla scrittura del personaggio, che a mio avviso è simpatico, sempre con la battuta pronta. Battuta pronta che però rimanda troppo a certi cliché hollywoodiani, come può essere un Harrison Ford
nelle vesti di Indiana Jones. Insomma, è troppo il classico eroe americano, sempre in secondo luogo. È interessante vedere questo marketing nuovo che esce fuori, marketing verso il quale io sono abbastanza critico, sia l'autopubblicazione del romanzo, che diciamo l'autopubblicazione potrebbe anche starci, soltanto che sono sempre di più gli scrittori che invece di pubblicare o autopubblicarsi con un singolo editore per poi spingersi sul marketing, vanno a pubblicare lo stesso prodotto sotto diverse case editrici. Questa cosa io non l'ho mai gradita più di tanto. Comunque, questo qua sono soltanto pensieri in coda a questa mini recensione flash. Io vi consiglio comunque di leggere questo libro, non se siete interessati a leggere un romanzo di questo genere, ma se siete interessati a leggere una specie di saggio scritto in maniera alternativa. Dunque, vi ringrazio dell'attenzione, come sempre, e ci rivediamo al prossimo video.